Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube. Sentite le voci classiche di una partita di calcio, sono qui al Wismara, si sta giocando la partita di Youth League tra il Milan e il Liverpool. Milan che schiera un attacco importante con Camarda centrale, con Sia, con a sinistra Maximilian Ibrahimovic, a centrocampo Liberali, con Comotto, un altro giovane interessante, un altro 2008. Quindi sto gustandomi la partita e poi andremo a San Siro. Si gioca dunque Milan-Liverpool, il Milan dovrebbe confermare la formazione annunciata, cioè con Maignan in porta. A destra giocherà Calabria, a sinistra Theo Hernandez, i centrali sono con Tomori Pavlovic, a centrocampo sulla carta i soliti due, cioè Fofana e Loftus-Cheek, in questo momento titolari, Reinders un pochino più avanti, a destra Pulisic, a sinistra Leao, davanti debutta dal primo minuto Morata. Signori, la Champions League. Con le squadre inglesi il Milan ha vinto solamente nelle ultime 10 pareti due volte, una con l'Arsenal e una col Tottenham. Le altre non si fa sempre fatica contro le squadre di Premier League, è una tradizione. Però io mi auguro che il Milan possa ripetere, non dico la prestazione del 3-0 della partita perfetta del 2007, perché vorrebbe chiedere troppo. Però il Milan è una squadra forte, se incomincia a prendere fiducia, se incomincia a essere più compatta, se incomincia a essere più equilibrata, il Milan secondo me può fare una buona stagione. Servono però i risultati che cementano la fiducia. Cementano, intanto vediamo questo corner che cosa porta, e c'è proprio il fischio del primo tempo. Il primo tempo è terminato, poi vi metterò sotto il risultato finale e quando sto mandando questo post. È finito il primo tempo adesso sullo 0-0. Eccolo qua. 0-0, facciamolo comunque forte. Ecco, l'applauso alle due squadre. Dicevo, il Milan può essere sicuramente una squadra competitiva in Italia e in Europa. Sicuramente è un Milan che, ripeto, deve trovare la giusta fiducia. L'allenatore nuovo, la società deve stare vicino a questo allenatore che ha scelto, e quindi io penso proprio che, vista anche la qualità, l'ha detto anche Morata, raramente ho giocato in una squadra dalle qualità spiccate come il Milan. Il Liverpool chiaramente ci sarà, la chiave della partita sarà il duello sarà con Theo Hernandez, l'abbiamo già detto oggi, con Pavlovic che potrebbe indubbiamente dare una guardata lì a sinistra quando Theo saluta la compagnia e se ne va. Parlavo di squadre inglesi. Il Liverpool, se mi avevano detto prima della partita col Nottingham che era la squadra più in forma d'Europa, subito hanno gelato il Liverpool con questo pronostico, che il Liverpool che ha perso col Nottingham Forest pur avendo il 70% di possesso palla. Però questi giudizi tecnici, queste opinioni sulla squadra inglese vanno a cadere, perché poi c'è San Siro, l'effetto San Siro. Sì, non saranno 70.000, ma secondo voi c'è un abisso tra 55.000 e 70.000? E 55.000 tifosi che sono vicini alla squadra, che aspettano il là dei loro idoli per potersi scatenare anche sulle tribune, è indubbiamente un elemento che potrebbe fare la differenza, come quando si va a Anfield, indubbiamente l'atmosfera è pesante per la squadra avversaria, come è complicata per le squadre che vengono a San Siro. È la nuova Champions League, ricordiamo il Milan dovrà incominciare ad affrontare
la prima partita contro il Liverpool, poi andrà col Bayer Leverkusen, poi poi Bruges, Real Madrid, eccetera eccetera. Però è un girone dove bisogna riuscire a portare a casa 15-18 punti per sperare di vincere, ma partire, quello che non è successo nella scorsa stagione, quando il Milan, giocando nettamente meglio del Newcastle, nettamente meglio della finalista di poi di Champions League, il Borussia Dortmund, nonostante due partite dove il Milan avrebbe meritato 6 punti, ne ha portato a casa solamente 2, i due pareggi contro appunto il Newcastle e il Borussia, poi la sconfitta col Paris, la grande impresa col Paris. Invece qui sono 8 partite, sono 9 nel girone, e sono 9 squadre, 8 partite, si parte il 17 settembre oggi e si finisce il 29 gennaio con l'ultimo incontro con la Dinamo Zagabria, sperando che la Dinamo Zagabria sia dentro o fuori, in maniera tale che il Milan possa magari sfruttare il fatto di una Dinamo Zagabria che non chieda niente, perché non gli auguro di essere l'ultima, no, magari di essere la prima. E quindi l'ultima giornata, che ricordo si giocherà, tutte le partite verranno disputate allo stesso momento, 18 partite se non erro, tutte nello stesso orario, ore 21 il 29 gennaio, un'altra cosa nuova di questa Champions League. Champions League, squadre inglesi, io ricordo le grandi sfide col Manchester. La prima sfida col Manchester, quando il Milan, trascinato da Danova, batté il Manchester per approdare alla finale contro il Real Madrid, è la stagione a fine anni 50, e fu un grande Milan che perse da un grandissimo Real Madrid, e lì col Manchester fu un 4-0 eclatante con Danova, Pantera Danova scatenato. Interessante vedere oggi i movimenti di Morata, che ha caratteristiche totalmente differenti da quelle di Ebram, e questo è importante perché sono due giocatori, a parte il fatto che potrebbero anche giocare insieme in un eventuale 4-3-1-2, perché le caratteristiche uno dare all'altro di giro intorno è un'altra soluzione, come la soluzione anche di un 4-4-2 in certe situazioni tattiche, in certe situazioni di risultato. Quindi anche in questo senso la scelta di Abraham, che io avevo sempre auspicato. Devo studiare un bel soprannome per Abraham, mi è venuto in mente qualcuno, ma Abraham non, sono quei giocatori che non si può sbagliare il soprannome, perché sono giocatori che devono lasciare un segno nella storia del Milan. Io mi auguro che poi alla fine della stagione rimanga, perché mi sembra già un giocatore entrato dentro con il cuore, dentro nei gangli rossoneri, nell'atmosfera, nell'ambiente rossonero, mi sembra abbia già legato con Leao. Mi aspetto molto da Leao, bella sfida con il suo avversario, i terzini spingono da una parte, c'è Robertson, dall'altra Alexander Arnold, quindi anche lì bisogna capire Alexander Arnold che cosa riuscirà a spingere con Theo, che è pronto ad andargli e a mordergli le caviglie e a fuggire. E secondo me sarà molto importante l'inizio, perché l'inizio può essere trascinante per il pubblico, il Milan, un corner, una fuga in avanti di Leao, un tiro in porta, nel Liverpool gioca un grande portiere come Alisson, e quindi mi auguro proprio che il Milan possa subito mettere in difficoltà, per caricare l'ambiente e mettere in difficoltà il Liverpool. Questa è la mia speranza. L'emozione cresce. Ieri mi ha scritto una degli amici del Milan Club, Margherita di Savoia, Puglia, stiamo partendo, era ieri pomeriggio tardi, stiamo partendo col nostro pullman, ore e ore per stare insieme ai ragazzi, perché poi alla fine ma non comprate i biglietti, protestiamo, polemizziamo, lasciamo lo stadio vuoto. Ma quando mai, quando gioca il Milan la palla incomincia a rotolare, per troppi anni siamo stati senza la musica della Champions League, ma quando mai lasciamo soli i ragazzi?
poi ci arrabbiamo, non comprano i giocatori che vogliamo, ci arrabbiamo per altri motivi, ma poi è la palla che rotola e quelle maglie e quelle 11 maglie che entrano in campo con la colore rosso-nero. Cancelli tutto in quei 90 minuti, poi si può tornare a polemizzare legittimamente, ognuno è libero di polemizzare, di decidere quello che vuole, però alla fine sono quelle maglie e quel pallone che rotola, e tutti noi vogliamo esserci in queste serate alle Champions League. Signori, Milan-Liverpool, poi ci saranno altre grandi partite, e quindi Milan protagonista in Europa, importante che il Milan continui a essere protagonista in Europa, lasci i suoi segni. Siamo arrivati in semifinale di Champions League 2 anni fa, non 25 anni fa. Non è stato facile, però battendo il Tottenham dopo 2 partite, Tottenham-Napoli, 2 partite cerebrali. Mi spiace aver perso contro l'Inter, anche perché la gente non se lo vuole ricordare, lo ricordo io, non avevamo Leao all'andata e Leao praticamente non era in condizione neanche nel ritorno. L'Inter era forte, l'Inter era favorita, però lasciatemi giocare anche contro l'Inter forte, l'Inter favorita, con il mio Leao al massimo della condizione. Poi me la gioco bene, volentieri. Signori, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Non vedo l'ora di andare a San Siro, respirare l'aria di Champions League, la nostra aria. Ha detto ieri Morata, quando mi volto vedo questo 7 Coppe dei Campioni. Vero? Troppi anni che non la vinciamo, ma non è facile. Voglio ricordare che mi do come scadenza il 27 per vincere una Champions League, perché sennò sarebbe lo spazio più lungo da quando abbiamo vinto da una Champions League all'altra, e ci tengo certamente a vincere prima del 27. Riusciremo? Questa proprietà ci garantirà i giocatori? A parole Gerry Cardinale vuole ritornare ai fasti del passato. Poi ovviamente servono i fatti, servono i grandi acquisti, la società è ben strutturata, ma poi quello che conta è che sia la squadra ben strutturata. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate i link in descrizione.